ャンスは必ずものにする。E ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Captain Tsubasa Ace, se ve lo state chiedendo, in teoria dovrebbe uscire un aggiornamento importante tra qualche giorno. Mi auguro di riuscire a fare un pochettino di contenuto grazie a quello, perché insomma non è che negli ultimi tempi Ace mi stia dando molto, molto da fare a livello di video e live. Spero che la situazione cambi presto, però oggi non parliamo di questo, oggi parliamo dell'aggiornamento settimanale di Dream Team, che ci porta insomma sostanzialmente le solite cose, ma neanche tanto in realtà, perché c'è anche qualche gradito ritorno a sto giro. Però andiamo un attimino per ordine, partiamo con le notizie, quelle un attimino più vecchie. Allora, abbiamo ancora da vedere i giocatori delle medie, perché mi sembra che nell'ultimo video ancora non li avevo visti. Il banner Dream Collection selezione, direi di zomparlo per la mente. La club ci preannuncia che la live mensile a questo punto sarà martedì 30, dove presumibilmente verrà presentato un nuovo giocatore Dream Fest di fine mese, che noi in realtà già sappiamo essere Ino, nella sua versione del Napoli, tra le altre cose sappiamo già più o meno tutto di quell'Ino. Sarà con ogni probabilità l'attaccante più forte del gioco, ma dico una banalità perché è abbastanza ascoltato che ogni volta che esce un nuovo giocatore Dream Fest è praticamente il migliore del suo ruolo fino a quel momento. Ci sono state delle rare eccezioni, ma il più delle volte sostanzialmente è così. Quella di oggi però è la versione 8.8.0. Di solito le versioni col punto 0 sono quelle che portano delle novità abbastanza impattanti. Nella fattispecie quest'oggi abbiamo ottimizzazione della funzionalità inerente alle partite. Ora è possibile passare tra controllo automatico e controllo manuale in qualsiasi momento durante la partita. Questa è una traduzione un pochettino del cavolo, perché in realtà anche prima potevamo passare da controllo automatico a manuale in qualsiasi momento durante la partita. Semplicemente adesso diciamo così che i bottoni da pigiare, bottoni sono fisici, vabbè, comunque diciamo che le funzioni da premere a partita in corso sono state tutte raggruppate in una specie di mini funzioncina unica in basso a destra. Non so dirvi se preferisco ancora questo metodo o quello di prima. Tutto sommato credo che sia più comodo, però, perché a me tante volte mi capitava di toccare parti basse dello schermo senza neanche farlo apposta. Adesso questa cosa è stata abbastanza ridotta, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere un pelino più comoda, però va a preferenze, non è nulla di così esagerato. Comunque, ora è possibile regolare la velocità di riproduzione della modalità automatica, semiautomatica, in qualsiasi momento durante la partita. In realtà anche questa cosa c'era anche prima, è cambiata solo a livello prettamente estetico. Nelle partite ora è possibile visualizzare il menu delle tecniche speciali fin dall'inizio del contrasto, e anche questa ha fatto fatica a capirlo. Mi sono accorto dopo che per visualizzare le tecniche speciali c'è un pulsante apposito. Anche qua è cambiata più per una questione di comodità che per altro, però in effetti questa delle tecniche speciali ci potrebbe anche stare. Durante la creazione della squadra è possibile filtrare gli elementi per tipologia nella selezione automatica degli slot legame, quindi fare dei legami full resistenza, full tecnico e full agilità, adesso che giustamente non serve più a un tubo, perché anche il PvP essendo diventato completamente multicolore, avere i bond monocolore non serve letteralmente più a niente. Le squadre monocolori ancora se la viaggiano bene, vi dico la verità, ma i PvP monocolori, i bond monocolori, che cacchio servono ora come ora? Magari torneranno a servire in futuro, però vedremo. Nei tornei di Coppa non ci sono più in tempi supplementari, questo a partire dalla manutenzione del 26 gennaio, ovvero con la Coppa di... Ma no, con la manutenzione di oggi, ma la Coppa inizia lunedì, il 26 è oggi, che stanno a D? Vabbè, oh, raga, vabbè, le partite di Coppa sta settimana le ho già fatte tutte, sta cosa di supplementari se me l'avessero anticipata di una settimana ma avrebbe un attimino fatto anche comodo effettivamente. Va bene, tutto sommato comunque sono tutte modifiche, ci si metterà magari un attimino ad adattarsi, ma sono tutte modifiche che secondo me ci stanno anche abbastanza bene. Aggiunto un nuovo scenario del Next Dream che ancora non ho fatto, mannaggia la miseria, tra parentesi, devo andarmelo a vedere, perché dovrebbe essere incentrato sulla partita tra il Manchester City di Pascale Galvan e l'Arsenal di Matsuyama. Aggiunta la Challenger Road, questa l'ho fatta, ci sono tre cose positive di questa Challenger Road.
Mi sta venendo sul cenone di Capodanno, scusate. Tre cose positive, dicevo, di questa Challenger Road. Cosa positiva numero uno: ci danno come ricompensa i ticket rimozione tecnica. Incredibile. Cosa positiva numero due: è abbastanza facile. I giocatori che prendono bonus, prendono un bonus del 30%, sono i giocatori del Next Dream. Quindi se riuscite a fare una formazione full Next Dream, ce la fate abbastanza facile. Sono 10 partite e basta. Questa è la terza cosa positiva. Sono solo 10 partite. E vi basta impostare debuff a manetta. Cioè buttate dentro la formazione più debuffabile possibile e riuscite a farle tranquillamente tutte 10 giocando in full auto. Veramente a livello di problemi zero, la fate in un amen. Vi portate a casa qualche Dreamball, in realtà Dreamball pochi, giusto una decina, un po' di ticket rimozione tecnica e un nuovo modulo 3-2-3-2 che dà un bonus del 12% alla forza fisica, se non ricordo male, proprio ai giocatori del Next Dream. 12% è un botto, tra le altre cose. E potrebbe essere l'introduzione di nuovi boost per i moduli. Effettivamente i moduli era da un bel po' di tempo che erano rimasti un po' statici da questo punto di vista. Nuova estrazione per i giocatori dell'Arsenal, che adesso poi andremo a vedere, che sono Kelly Eagles e Robbie Oaks. Andrei direttamente all'estrazione poi per questa cosa, però per l'estrazione partirei prima a questo punto da quella dei giocatori delle medie, che ancora non avevo, mi sembra che non avevo ancora fatto vedere nel video scorso. Barde, però potresti andare a vedere che cosa avevi fatto vedere nel video scorso per essere sicuro di non ripetere le stesse cose. Sì, effettivamente potrei, è vero, ma sono dannatissimamente pigro. Inoltre, se vedete che ci mette un secolo e mezzo a caricare, è perché, mannaggia la miseria, è da due giorni che sono senza linea internet a casa. Per registrare questo video sto utilizzando la connessione hotspot del mio cellulare, che per carità pensavo andasse peggio, ma non è tanto la preoccupazione per quello che riguarda la registrazione del video, è che mi preoccupa quando lo dovrò mettere online con la connessione hotspot del cellulare. Fortunatamente i giga non mi mancano e quindi non dovrei aver problemi da questo punto di vista. Allora andiamo a vedere i giocatori delle medie, che in realtà sono solo due, sono Taki e Kisugi, perché sapete che Izawa l'hanno già reworkato di suo. Allora, media della Nankatsu, Kisugi attaccante di tipo agilità, 1068 punti di stamina, è già qui. Cioè, utilità? Bah. 43.800 punti d'attacco, 28.400 di difesa, forza fisica 45.900. Un anno fa sarebbe stato anche un discreto, anche forse un anno e mezzo fa sarebbe stato un discreto attaccante. Oggi a vedere così le sue statistiche dici, perché? Poi grande risveglio dei guerrieri di agilità, tutti i giocatori tipo agilità parametri più 28%, va bene per le monocolore qualora si usassero ancora. Legame nazionale, più sono i giocatori giapponesi in campo, maggiore il bonus ai parametri. Ok, non dice però fino a quanti giocatori, 2 giocatori, 3 giocatori, 11 giocatori. Per carità, 30%, alcune statistiche diventano anche abbastanza interessanti, ma se devi per forza farlo giocare in una mono giappo, non è che il gioco valga molto la candela. E soprattutto le tecniche speciali partono da, insomma, come dire, dei momentum un pochettino bassini. Abilità latenti, tecniche speciali, palla bassa, potenza più 30%. Quindi vabbè, diciamo che qua la palla bassa ancora diventa giocabile. È tutto il resto il problema. Richiesta palla bassa, la palla arriva nel centrocampo. La palla arriva in area di rigore come palla bassa. Probabilità di attivazione 60%, bassina. Se perde un contrasto, difensore della sua squadra, parametri più 10% alla scelta del prossimo comando. Tagliando conto, corto, fa tanto cagare, ragazzi, ma non poco, fa veramente tanto cagare. Taki, Izawa, abbiate pazienza se non vado a rivederlo, ma direi di zomparlo poi. Taki, centrocampista offensivo e attaccante di tipo resistenza, 1049 punti di stamina, e anche qui idem con patate come prima, 35.500 punti d'attacco, 19.5 di difesa, 46.100 di forza fisica. Beh, fa ridere perché il tiro è a 16.200, che di per sé con qualche boost non sarebbe neanche male, ma dribbling e passaggio non arrivano a 10.000, cioè roba veramente da 2021-2022. Grande risveglio dei giocatori, vabbè, ok, giocatori tipo resistenza, parametri più 28%, combinazione anche il trio Shutezu con Taki, Kisugi e Izawa nella stessa squadra, parametri più 40%. Decisamente più facile come condizione d'attivazione rispetto a quella di Kisugi, se non fosse per il fatto che appunto per attivarla devi avere in campo Kisugi, e Kisugi lo abbiamo visto. Poi, oddio, 40%,
Sì, ci sta, effettivamente il tiro con un 40% di stats diventa anche decente. Dribbling e passaggio, tutto sommato, ci potrebbero anche stare. Diciamo che lui con sui due compagni di merenda, effettivamente sembra sapere il fatto suo. Speriamo che anche lui abbia un boost alle tecniche, però. No, determinazione. Se hai almeno un punto di stamina, puoi usare le tecniche speciali alla loro normale potenza. E le tecniche speciali sono queste. Io non so se nel mercato hanno qualche tecnica speciale migliore di questa. Peggiore è difficile, oggettivamente, eh. Però, ragazzi, che schifo. Ma che cavolo l'ha messo a fare un banner così adesso, sinceramente? Beh, sono tutti giocatori che poi troveremo nei ticket. E credo che anche quando li troveremo nei ticket, imprecheremo molto, molto, molto malamente. Però, boh. Sinceramente, spendere Dreamball per sto banner. E a me va bene, finché mi danno banner che fanno schifo e non mi vogliono pullare, io ci faccio la firma. Va benissimo sta cosa. Anche perché, vabbè, hanno raddoppiato il costo delle singolette giornaliere con la Dreamball Pay, ma è una cosa che non me ne frega niente, perché le ultime Dreamball Pay che avrò preso in sto gioco le avrò prese forse nel 2020. Quindi è una cosa che mi interessa relativamente. Ma come avrete visto, ormai tutti i banner sono a 9 step. Caro nuovo producer, questa cosa non va molto bene, eh. Sei partito bene letteralmente con tutto il resto, perché oggettivamente con tutto il resto bisogna dargliene atto, eh. A sto giro è partita bene. Ma sta cosa dei banner a 9 step mi rimane un attimino qua. Che poi, come io dico sempre, se tu mi dai abbastanza Dreamball per poter fare banner a 9 step senza dovermene pentire, ben venga, eh. Io preferisco, mi danno più Dreamball, pullo di più, sono più contento. Però ecco, l'aumento del numero di estrazioni nei banner deve essere, come si dice, parallelo all'aumento del numero di Dreamball elargite mensilmente. Il numero di estrazioni del banner è palese, il numero di Dreamball elargite mensilmente, lo giudicheremo bene tra qualche mese. Per ora forse sì, qualcosina in più c'è, ma non così tanto da giustificare dei banner a 9 step. Tornando ai giocatori, quelli dell'Arsenal, i compagni di merende di Matsuyama. Kelly Eagles, che è palesissimamente un nome inglese, direte voi. E invece no, sta ciolla è norvegese. Odegaard, Tore André Flo, Kelly Eagles. Ok. 42.700 punti d'attacco, 1.140 di stamina, 28.900 di difesa, 47.5 di forza fisica. Esce il Luca Giurato in me, statisticamente parlando. Non mi sembra un granché, però, maestro dell'area di rigore, dentro l'area di rigore, parametri più 30%. Quindi questa CA di centrocampista offensivo, per me, gli potete mettere una croce sopra, meglio che ve lo buttate direttamente come attaccante, perché fuori dall'area di rigore, effettivamente, sto tizio vale poco o nulla. In area di rigore, col 30%, sì, non è un fenomeno, però vabbè, ci sta, è in linea con gli altri giocatori che sono usciti nell'ultimo periodo, DreamFest e Dream Collection escluso, ovviamente. Tempesta della Fenice infuocata. E qua adesso non ho purtroppo il tempo per andare a ritagliare un alif della Fenice, di Fenix, dei Cavalieri dello Zodiaco, ma ci sarebbe stata dentro molto molto bene, no? In realtà il tempo ce l'avrei anche, il problema è che mi fate utilizzare l'hotspot del cellulare anche per scaricare video. Ad ogni modo, passi rapidi, classico dribbling, scivolata, intercettazione, ok, tiro a palla alta, dribbling, contrasto, intercettazione, ce li ha già di default, e bisogna vedere poi nel mercato cos'altro c'è da potergli insegnare. Un bond al 7% con 3 o più giocatori non giapponesi. Erano usciti quelli al 7,5, ma mi sembra che si sono arenati subito. Cosa ne hanno fatti al 7,5? 1 o 2 di giocatori? Poi mi sembrano ancora tornati tutti al 7. Quando segni, barra del full power più 10%. Incoraggiamento: se vince un contrasto, giocatori dei club della tua squadra, parametri più 5% alla scelta del prossimo comando. Richiesta palla alta, grazie al cielo, la palla arriva nel centrocampo come palla alta. Quando non c'è percentuale, vuol dire che è un 100%. Ergo, non bisogna insegnargli tiri a palla bassa. Almeno quello, grazie al cielo. Direi che ci può stare. Il suo compagno di merende, Robby Hawks, perché giustamente abbiamo Eagle e Hawks, abbiamo l'Aquila e il Falco, anche Robby Hawks, nome tipicamente londinese, no, norvegese pure lui. Ma dove? Ma in che modo? Vabbè che noi abbiamo un portiere che si chiama Hernandez. Non me ne vogliono, so che ci sono degli italiani che si chiamano Hernandez, ma converrete con me che non è proprio il nome più
italiano che esista. Ecco, immaginatevi Hawks e Eagles quanto possono essere norvegesi. Ok, 1109 punti di stamina, 42,7 d'attacco, 33,7 di forza fisica, 47,8. Pardon, 33,7 di difesa, 47,8 di forza fisica. Ce la posso fare, è venerdì anche per me, ragazzi. Ho notato adesso che ha palla bassa buono. Vuoi vedere che il suo amico Eagles aveva palla alta buono? Ci sta, è un boost in più che non fa mai male. Giocatori tipo tecnico, tutti i parametri 28%, dentro dell'area di rigore e del centro, all'interno dell'area di rigore e del centrocampo, parametri più 30%. Questa sembra una gran bella cosa, ma in realtà è una gran chiavata, perché lui è solo centrocampista offensivo. Non è centrocampista offensivo e attaccante come il collega, lui è solo centrocampista offensivo. Il centrocampo, sapete che è una zona di campo abbastanza limitata. Fuori dall'area di rigore, la zona subito fuori dall'area di rigore, in questo gioco è considerato zona cruciale, non è considerato centrocampo. I trequartisti, i centrocampisti offensivi, passano gran parte della loro partita nella zona cruciale, non a centrocampo o in area di rigore. Quindi nel suo caso specifico sarà un attimino più complesso attivare questo boost del 30%. Assalto del falco calciatore, giustamente, Hooks. Che cavolo di tecnica può essere? E quell'altro che dovevano chiamarlo Phoenix, semmai, visto che c'ha la fenice. Lui da questo punto di vista ci sta. Passaggio aggressivo, scivolata chirurgica, intercettazione con accelerazione improvvisa. Quindi tiro basso, passaggio contrasto, intercettazione. Legame, anche lui al 7% con 3 o più giocatori non giapponesi. Killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario durante i contrasti più 20%, ci può stare. Quando l'attaccante o centrocampista alleato riceve un passaggio da Robby, i parametri aumentano del 5% alla prossima scelta dei comandi. Richiesta palla bassa, la palla arriva in area di rigore come palla bassa. Allora, ragazzuoli, io vi dico la verità, c'ho sempre sta cosa che io dico che quella da 30 non si nega mai a nessuno, però con tutto il dovutissimo rispetto, ma anche qualora li trovassi tutte e due, mettiamo caso che li trovo tutte e due con una multi da 30, ma che cavolo me ne faccio di questi oggettivamente? È come un maglione di lana quando fuori ci sono 39 gradi. Non serve assolutamente, né uno né l'altro non servono assolutamente a nulla. Preferisco a questo punto, vi dico la verità, poteva essere materiale per il classico video pullamelo tutto questa settimana, tra l'altra cosa non ho pullato nulla da nessuna parte, però oggettivamente no, vi dico, sono sincero, saranno anche carini, per carità, dentro l'area di rigore i loro boost li prendono, sono comunque personaggi nuovi, è sempre bello vedere personaggi nuovi, eccetera, 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 eccetera. Ma oggi mi sembrano 30 Dreamball sinceramente buttate nel gabinetto, quindi no, a sto giro gli nego anche quella da 30. E ok, visto che già sarà lunga caricare il video con la connessione del cellulare, direi di tagliare un attimino corto. Chiedo venia se questa settimana non potrò fare live, ma fin quando non mi sistemano sto problemino, capite che insomma fare delle live con la connessione del telefono non è proprio la cosa più bella di questo mondo, quindi direi un attimino di evitare. Mi auguro di risolvere presto e di riuscire a tornare a fare qualche diretta interessante il prima possibile. Ragazzuoli, grazie mille, per oggi è tutto, pace belli, alla prossima.